Si tratta di una monografia edita da Cambridge Scholar, che tratta del processo creativo all'interno delle organizzazioni. Io in questi ultimi 10 anni mi sono chiesto, ma tutti parlano di idee creative, ma qual è il vero rapporto tra i processi creativi e le innovazioni? E soprattutto, come è cambiato in questi ultimi 2 secoli? Ovviamente nel fare questo ho intervistato centinaia di persone che svolgono in vari settori ruoli di carattere creativo o anche persone che semplicemente sono incaricate di innovare prodotti, servizi, organizzazioni. Poi sono entrato in osservazione partecipante, cioè sono entrato all'interno di imprese, di società di consulenza, di case editrici, di agenzie di comunicazione e ho cercato di capire quali fossero i rituali e soprattutto se vi fossero una serie di tecniche finalizzate proprio a innescare il processo creativo e ne ho individuate più di 200, cioè nel mondo, ovviamente ho intervistato anche persone all'interno di organizzazioni europee e internazionali, ce ne sono tantissime, come ovviamente era inevitabile trovare. E in più ho attinto a più di 600 autori che hanno modellizzato, che hanno costruito teorie su questo. Negli ultimi 3 secoli abbiamo visto che c'è stato poi un incremento esponenziale, soprattutto nel Novecento. Cioè noi assistiamo oggi a una sorta quasi di proceduralizzazione dei processi creativi, cioè il processo creativo che diventa routine. Per dar vita a che cosa? A delle innovazioni di carattere incrementale più che radicale. Che cosa significa? Eterne variazioni sul tema. Cioè si parla di una serie di prodotti che a volte semplicemente migliorano per delle variazioni, ma non nella sostanza. E spesso e volentieri vengono sempre più introdotte delle innovazioni che non solo non cambiano o non risolvono problema, ma ne creano altri, magari innescate solo da delle logiche di profitto o da delle logiche di routine. Allora, che cosa si può fare per disinnescare tutto questo? Innanzitutto io ho cercato anche di capire in che modo comparare le varie tecniche che sono state utilizzate nel mondo e alla fine tu scopri che tutte le tecniche, pur essendo diverse, si cibano delle stesse regole nascoste, e cioè la frammentazione, la combinazione, il rovesciamento dialettico e infine il paradosso, quando tu devi proprio uscire da una situazione di stallo. Allora che significa questo? Che in realtà il vero processo creativo si nasconde all'interno di un pensiero dialettico? Forse dobbiamo ritornare al pensiero critico e riaffrontare il processo creativo cercando anche di oltrepassare i metodi, perché a volte l'eccesso di metodo sclerotizza il pensiero e tu paradossalmente rischi di scoprire sempre le stesse cose. Ad esempio oggi noi stiamo inseguendo un determinismo tecnologico e abbiamo assolutamente lasciato ai margini il pensiero analogico o abbiamo lasciato ai margini una serie di innovazioni del passato che in realtà potrebbero ritornare utili e addirittura cambiare il destino delle cose. Allora, per un incremento, per un'innovazione radicale, cioè per un vero cambiamento, non ci vuole solo il metodo, ma ci vuole soprattutto un allenamento al pensiero critico.